vuoi dire con Eon? Andate! Coniuga il presente indicativo di andare. Deo is it imus itis eunt. Il povero Brian, protagonista del film Life of Brian del gruppo comico dei Monty Python, è stato costretto dal centurione romano a coniugare il presente indicativo di un verbo anomalo, eo is i o ivi itum ire. Già dalla coniugazione del presente indicativo si possono intuire le particolarità di Eo, di cui abbiamo visto alcune forme anche nel video Una festa misteriosa. Rivediamo la scena conclusiva di questo video perché può aiutarci a inquadrare facilmente le peculiarità, o meglio, le anomalie di Eo. Nella battuta di Aurelia compaiono tre forme di Eo. Is è la seconda persona singolare dell'indicativo presente, tu vai. Imus è la prima persona plurale sempre dell'indicativo presente e eamus è il congiuntivo presente alla prima persona plurale. Notiamo subito due peculiarità. La prima, tutte e tre le forme derivano dal tema del presente, che non è regolare come quello di laudo o laudare, perché varia. Abbiamo infatti la E davanti alle vocali eamus, mentre I davanti a consonante is imus. La seconda peculiarità. Eo è atematico perché le desinenze si uniscono direttamente al tema senza la mediazione della vocale tematica. Le due anomalie riguardano tutti i tempi che derivano dal tema del presente. Esaminiamo il modo indicativo. Partiamo dal presente, che presenta l'alternanza del tema E e del tema I. Abbiamo infatti Eo, io vado, ma Is alla seconda persona singolare, tu vai, It, egli va, Imus, noi andiamo, Itis, voi andate, poi Eunt, terza persona plurale.